Ok, allora, stavolta riproviamo. Ciao. Ma è attivo il microfono? Sì, attivo il microfono, attivo il microfono. Ok, fai rec. Rec, sto registrando adesso, sto registrando adesso. Buongiorno, prova 1, 2, 3. Se ci sentite ditecelo perché Zera Gaming non è abbastanza in grado di dirmi se si sente la voce. Comunque questo video ormai sarà già fatto quando lo vedrete. Io sono il mitico Passione Traghetti. E questo è Zela Gaming, ve lo presento, è un grandissimo Buongiorno. youtuber di Vehicle Simulator e niente, adesso farà uno splendido arrivo con la Bitia a Civitavecchia, che si abbrevia in C1, non so perché ve l'ho detto. Intanto ci stiamo avvicinando a una velocità di Più di 20 nodi, quindi direi che tocca pure diminuirla un po'. quindi avete benissimo capito che il comandante è Zela È Gaming. totalmente qualificato per queste cose. Niente, Tu qualificato. patente nautica al c'è oddio no. Costa Concordia 2, Costa Concordia 2. Si è ribaltata. Quasi, quasi, no, non si è ribaltata. Qui abbiamo Ok, comunque del. Ma questo che. video non lo taglia, lo tieni così, io voglio vedere i commenti, Sì, certo, non lo taglio, no, io. Taglio No. soltanto le parti noiose, quindi quelle dove parli tu. No, dai, scherzo. No, non tagliarlo, non tagliarlo. Voglio No, vedere no, la non lo taglio, non lo reazione di taglio. uno che ha 80 nodi, giriva di 480 Aspetta, senti, tutto indietro tutto, perché qua si diminuisce proprio, qua diminuisce. deve il motore. Ma no, non ti preoccupare, qua tutto è possibile con la fisica. Ecco, Posso darti un consiglio? Adesso 10 che nodi, 10 nodi, vanno benissimo. allora, adesso che stiamo andando dritti, Sto fai girando, vedere giusto. la nave, fai vedere la nave. Ok. No, Questa ma qua. dico cammina un po' sul ponte, tipo. Ah, ok. È il secondo che mi devo un attimo, che se no vado a sbattere contro la centrale Chernobyl 2. Ma no, non ci sono centrali nucleari in Italia. Ah, già. Male, bruciato, Sì, perché. No, niente, perché l'altro giorno stavano a far vedere un documentario su Chernobyl e quindi mo c'era l'argomento. Dato un po' di manetta perché. Usciamo dal ponte, vediamo un pochino. allora, questa è una zona che per esperienza non si può andare. Io nel No, perché? 2017 ho preso due volte la tara. Tutto bloccato, ponti superiori non ci si poteva andare, ci si poteva andare solo a poppa, dove se si chiude il portellone non vedi niente, e in questa zona e basta, in questa zona e basta, non puoi Nel andare ponte oltre. qua, e nel ponte Lancio. Sì, non puoi andare oltre dietro il fumaiolo e avanti verso il ponte, e sotto appunto nel ponte Lance. Il Era. resto, praticamente il resto del solarium tutto bloccato, non so come mai, non c'era vento né niente. Io voglio sapere perché tutti i traghetti hanno la piscina e la Tirrenia non c'ha la piscina. Poi si domandano perché la Tirrenia è in crisi finanziaria, oh. Ma non lo so perché non abbia la piscina, sai. Comunque io, una volta, io quando ero piccolissimo, avevo preso la Tirrenia. E io volevo. Era un momento che avevo visto un pezzettino di film del Titanic. E volevo andare proprio a Prua, dove ci sono tutti gli argani, per fare tipo un film del Titanic. Quando Jack strilla: "Sono il re del mondo", no? Poi capo. Perché io, nella mia ingenuità, pensavo che a Prua ti ci facevano andare. Poi mi sono reso conto che i transatlantici non esistono più. Vabbè, comunque bellissimo modello. Intanto saluto il Luca di Il AM. Luca di fiducia. Saluto. Il Luca di fiducia. Esatto, appassionati di mare, grandissimi. Vi salutiamo. Adesso scrivo Tirrenia vita tra Caobbia con appassionati di mare, traghetti mania. Senso? Non ho No, capito. clickbait. Oh, poi salutiamo anche Traghetti Mania che niente, ci ha scritto su Perché sì, Instagram, li lo salutiamo, salutiamo. sempre, sempre gentilissimi, ma Sì. non penso guarderanno questo video, sinceramente, comunque. No, beh. Gli fre
Cioè io ho piccolo canale da 80 iscritti. Vabbè, Minchia, io ce n'ho 30 così a caso. tu hai aperto il canale da poco. Io i modelli non li facevo. Vabbè. Questa scala è utilissima. E no, perché lì vale la zona degli attracchi, eh. Vabbè. Ovviamente ci sono gli interni in questo modello. Risposta no, solo il garage, come sempre. No, io li faccio gli interni, li sto costruendo, sono ancora work in progress. Solo Ah, chi guarda spoiler. questo video lo sa. Comunque sì, sto facendo gli interni. Ah, Io vi spoiler. avevo mandato pure una foto. Vabbè, clicco uno, torniamo in plancia perché stiamo avvicinandosi al porto. Ma quanto sto andando? Vabbè, ma sono andato 6 nodi, ma accelera un Ma po'. infatti ho detto quanto ci mettiamo? Sto video dura 60 ore. Cioè, sono già 5 minuti che sto registrando, quindi. Allora, va a Vabbè, finire. Vai, comunque, massima mi potenza, piacciono i ti nostri regna Tara. ascolti e mi raccomando, gli iscritti di Zella Gaming si iscrivono anche al mio canale, Sì, grazie. ovviamente la collab sponsorizza anche il tuo. La collab. Ah, la Collab, promozione, cioè, collaboration. ragazzi, io sono su Sì, è su YouTube. YouTube lui, eh. Lui fa tantissime navi. Ci mette una settimana, qualche anche dei mesi. Ha fatto un sacco di navi su Ma no, tu SketchUp. devi capire che io ste navi le sto costruendo da fine 2020. È per quello che ce le ho tutte pronte. Non è che ci metto una settimana a farle, ci vuole di più. Comunque adesso, ragazzi, sto migliorando. Dovete sapere che ho iniziato la MSCC View e le foto le potete trovare su Instagram. Poi provvedo a metterle anche sul forum e sul sito. Dovete capire che sul sito devi aprire ogni volta l'editor, tutte le volte che vuoi modificare il sito. Cioè, come quando tipo apri PowerPoint per modificare il PowerPoint, però devi sempre accedere. Ok, comunque innanzitutto viriamo. Esatto, vediamo. Io, guarda, io fino a qua ci arrivo pure io. Quello che mi preoccupa di più è quando dovremmo fare la manovra d'attracco. Secondo me il porto di Civitavecchia è il porto più complicato del mondo. Cioè, secondo me Porto Cioè. Torres e il porto di Civitavecchia per manovrare un casino. Eh sì, perché ci sta sto muro. Cioè, che cavolo è sto muro? Beh, però fai conto che le navi erano molto più piccole. Vabbè, questo porto per farti capire era stato costruito quando c'era ancora l'impero romano, quindi neanche. Pensa invece a Porto Torres, dove attracca oggi la Tirrenia, che la banchina è stracorta. Lì l'hanno fatto tipo nel 2000. Se vai su Google Earth e selezioni 2003, il porto turistico di Porto Torres non c'era, non c'era, attraccavano nel terminal container. Quindi puoi capire che l'hanno fatto tipo nel 2006 il porto turistico, però la banchina è comunque Io cortissima. una volta a Porto Torres ci sono pure stato. Era una volta che ero in vacanza in Sardegna e tipo avevamo salito tutta la Sardegna e la mia famiglia. Pensa, eravamo passati pure, come si chiama quella città dove ci attracca pure la Mobi che fa Corsica. Signore, Sì, Santa Teresa di è Gallura, non mi viene in vero. mente, Santa Teresa di Gallura, Santa no. Teresa di Gallura, eh. E praticamente c'è stato, ho pure visto che era passata la Grimaldi, la Cruz Roma, quindi. Mi Ah, sono. beh, sì, perché lei passa nelle bocche, sì. No, Sì. invece io sono andato all'Isola della Maddalena con un comune, figo, 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 bello. E siamo passati di fianco a un traghetto e ci ha strombazzato. Ma non so perché c'ho l'idea di aver visto la scritta Sirema su un traghetto della Maddalena. Forse è ancora Sarema, però non ne va. Sì, perché ci sono andato più volte. Una volta ero anche piccolino piccolino, quindi probabilmente c'era ancora la Sarema. Sì, sai. Ma la Sirema che fine ha fatto? La Sirema c'è ancora, la Sarema è fallita. Ah. No, perché io mi ricordo che la prima volta, proprio quando ero, mi ricordo lievemente alcune cose, perché ero piccolissimo, andavo all'asilo per farti capire. I video della MC Core, ragazzi, della MC Core di Zero Stai Gaming sono. zitto! Ma pure il migliore Mobi 3 in partenza da Civitavecchia, che ha speronato tranquillamente il cemento quando ha provato per uscire dal porto. Ma quality details come Virtual Sì, infatti, Best Quality Simulation che Virtual Miner. Allora, da fuori le navi sembrano. Oh, che fighe ste navi! Poi, allora, non hanno le eliche, non hanno il po la metà non hanno il portellone animato. Nella plancia non ci sta niente. Ah, comunque ho trovato un bug, eh. Appassionati, ho trovato un bug. Genio, però cosa c'è scritto? Allora c'è scritto simulatore consigliato Virtual Sailor NG. Ma poi sai perché non vanno queste navi su Vehicle Simulator? Sì, perché praticamente mancava il portellone, no? Perché? Quindi
Perché su Virtual Cero NG ho visto la demo, ci sono più animazioni per il portellone. Esatto, quindi ragazzi, acquistate roba. Che io ho trovato sto problema su Virtual Sailor NG. Qua praticamente fai Mayusca F1, Mayusca F2. Su Virtual Sailor NG non si fa così, si fa Fin F1, Fin F2. Ah no, ma io pure qua faccio Fin F1, Fin F2. Serio? Sì, guarda, Fin F1, Fin F2, cioè pure Io qua. faccio Mayusca. Qua fai Mayusca? Io faccio Mayusca No, F1. con maiuscolo c'ho paura che clicco il tasto che fa dormire il computer, quindi. E che cavolo, Ah. però. Cioè. Allora, comunque, ti diceva, compratevi il Virtual Sailor NG. Comunque, anche quando lo comprerò, io continuerò a giocare con sto simulatore perché ormai ci sono troppo affezionato. Cioè, è storia sto simulatore. No, oddio, no, Allora, sto. per Virtual Sailor NG devi aspettare che magari si risolvano quei piccolissimi bug, però vale la pena acquistarlo adesso perché avete appunto il codice sconto della prossima antimale. Perché comunque il simulatore si aggiorna sempre dal sito ufficiale, non è che dovete acquistarlo ogni volta che aggiornate, quindi ci sta. Ora un po'. Perché ci sono delle stampanti in plancia? Lì, veramente, se vai su Navi Armatori, altra pubblicità, le vedi sulla foto. Ma vabbè, io non so. Guarda, prima compro sto simulatore meglio è perché bisogna aggiornarsi. Però, premessa, se compro sto simulatore ci faccio soltanto qualche video. Gli altri video li farò. Continuerò a fare altri video con questo simulatore per due motivi. Uno, alcuni modelli mi vanno benissimo con questo simulatore, non so se funzionano con quell'altro. Io Due. ti posso dire che ho caricato 3 Mobi Wonder di Virtual Magner nello stesso tempo, quindi puoi fare un video con Freedom, Wonder e Aki. No, ma comunque sta nave, volevo dire che è molto dettagliata, c'ha pure quelle linee che non so cosa sono. No, sì, ci sono anche nella realtà. Ma adesso a No, me veramente non ultimamente so, di lo so bello. che ci sono anche nella realtà, ma perché ci sono ste linee? A che servono? Non l'ho Ma mai sai, non ho mai capito. capito, secondo me contengono tipo qualche cavo. Però così ti vai a schiantare, fai l'evoluzione, rallenta e fai l'evoluzione, ma rallenta, cara. Stai andando a 25 nodi. No, 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 Vira, 15, 15. vira di là, così ti Tutta la schianti. barra? Mi ti schianti, ma perché non hai No, sto frenato? andando tutta la barra questo è E Triborno, usa no? anche il thruster, perché qua ti schianti palese. Thruster di prua, non il thruster di prua che dopo appassionati di mare si triggera. Attracchiamo la banchina della mobi della Cruise Roma, dai. A Cosoma attracca dove c'è il questa piano banchina nuovo qua, questa banchina ufficiale. qua. Ma sì, eh. Ok, però c'è un po' un problema. Adesso come si faceva a fare quella manovra? Manetta avanti, manetta indietro. Ma va, usi pure il thruster di poppa che se lo ricordi. No, dopo appassionati di mare si triggera. Vabbè, Ma no, non è buono. dai, usiamo sto thruster di poppa. Ma. È arrivata mia sorella a È caso. uscito. Salutiamo, salutiamo. Il mio prof direbbe salutiamo la sorella di Zela Gaming, perché è giusto, giusto salutare chi passa gli schermi, ovviamente, È no? Chi sono ora io? di. Adesso direi di mandare un po' la manetta indietro perché. E secondo me ti schianti contro il muro. Ma sai dove ormeggia di solito il Tommy? Sì, la banchina qua a fianco dietro al terminal. No, no, dietro ancora. Come fa a No. starci? Beh sì, infatti, un pochino. Senti, non lo so, però ci sta. Io però No, mi. no, allora io su Virtual Simulator sono riuscito a fare quella manovra. Si riesce però, mizzega, eh. Devi entrare storto praticamente. Devi fare l'ultimo pezzo di evoluzione in quel. Cioè lì. Io userei il thruster perché non so dove tu voglia Ok, aumentare. qua, l'ultima banchina, la Sì, prima. ma No, togli il motore acceso perché sennò. la sto accendendo, sto andando dietro. Ma se vai in. No, Vabbè, il beh, problema è che perché? c'è il Perché elicottero. continua a girare 5 km prima che. E perché c'è attivato il motore, secondo me se lo spegni, innanzitutto rallenta la nave e hai più tempo di manovrare, di fermare sta cosa, per quello che ti dicevo di spegnere il motore. Aspetta Oh, che. ma il video della Mad Mard quando lo pubblichi? Non l'ho più pubblicato, ancora lo devo pubblicare. È pubblicato, eh.
Aspetta che... Cioè che sarai il primo utente a convincere la Madmar ad andare a Bastia. Cioè, te lo spiego subito. Se non sei esperto di Madmar, è come far andare la Toremar in Sicilia. Perfetto. Non c'entra un tu. Oh, che cavolo, allora. Non, la colpa non è tutta mia. Tu hai fatto la... Bobby Corse che hai fatto tra Cavacalvi anziché a Bastia, sì, sì. Sì, vabbè, perché mo ho detto, vabbè, che uso? Devo dire che il tuo modello preferito, il mio modello preferito di quelli che hai rilasciato attualmente è la Mobi Corse. Sì, però ho visto che è schifo. No, dopo mi tirano giù il canale. No, esatto, infatti ho detto cano, parolaccia. Perché ci sono le porte un po' storte e le luci sono veramente molto grosse. Comunque nei prossimi aggiornamenti li rilascerò. Poi questi modelli io li lascerei un po' andare, perché adesso se andate su Instagram e vedete che lavoro sto facendo alla Tara in nuova livrea e alla MSC, si vi usa un po' i thruster se non muori. Sì. Ma se usi i thruster... No, ho sbagliato. Perché veramente sarà una qualità molto. Guarda, una cosa per cui comprerei Virtual Server NG è perché non devi tenere premuto 5 ore il thruster, là basta che clicchi e basta. No, basta che usi Shift. Se usi Shift te lo tiene il thruster su di essere. Guarda là che si scontra. Il genio del crimine. Ah, mi hai aperto un mondo. No! Aspetta, no, direi di. Ma te l'ho detto! Ma no! Si scontra! Ma no, ma dai, ma abbiamo perso tutto questo tempo! Adesso tu il video lo pubblichi, Sì, lo pubblico. Io lo pubblico sempre il video, qualsiasi cosa accada. Modifichiamo il video, fai fondare la nave. Ma? No, oddio, ecco. È un ecco, ecco perché. Ora avete capito, signori e signori, perché Zera Gaming fa soltanto i video in partenza. Vero, anche io, tipo, il mio canale volevo fare tutti i video di traversato, poi ho detto sta calmo. Allora ho iniziato a registrare solo partenze, anche io, perché mi cagavo sotto questa roba. Ma il Titanic a Ravenna è il migliore. Ma sì, sì. Chiedo lo scenario di Ravenna, chiederò anche a Luca, non so come mai. No, allora ti spiego come devi fare. Adesso ti risolvo un problema. Guarda, allora. Tu clicchi O, vai su Land, ok? Vedi qua ci sta scritto Object Visibility. Sì, poi lo uso su Virtual Server. Aprilo al massimo, poi va andare al massimo, vai su. Comunque io in un anno ho fatto Virtual Sailor 7, Vehicle Simulator, Virtual Sailor NG, Mitzgau, proprio... Ma perché poi, cioè, la mia domanda è perché vende Virtual Sailor 7, cavolo? Io sapevo l'esistenza di questo Vehicle Simulator, no? Però l'ho scoperta dopo aver acquistato Virtual Sailor 7. Sei un genio. Vai, ma pure te! Guarda che me l'hai detto, signori. Signore, me l'ha detto pure lui che aveva Virtual Sailor 7, ma non è vero! Ma sì che me l'hai detto! No, io ti ho detto che avevo comprato Vehicle Simulator, poi il giorno dopo è uscito Virtual Sailor NG. Ma scusa, ma... Ah, perché tu registravi con la demo? Di che? Ma scusa, no, signori, scusate. Io mi sto ragionando su quello che sto dicendo a Zera Gaming e non sulla patetica manovra che quest'ultimo sta effettuando. Adesso tu mi spieghi cosa stai facendo. Ok, allora. No, in questo momento stiamo effettuando. Se questo fosse un piatto di pasta e io fossi come si chiama? Barbieri, per dire, o carnavacciuolo, ti tirerai un martello in testa. Che manovra è? Dovevi arrivare lentamente. Guarda, faccio ho un'idea. Guarda. Insomma, perché non facevamo la live? Era molto più figo. Vuoi fare la live adesso? Facciamo la live adesso, vai, facciamo la live. Ok. Vai, fai la live. Ok, allora, questo video lo pubblicherò lo stesso. Niente.